Buongiorno, eccoci. Oggi vi porto di nuovo in allenamento con me e insieme a me ci sono Stefano e Nicola, grandissimi. Oggi si sale sul Sevice, lì sopra quella punta, e niente, la giornata prevede 3000 metri di dislivello, non lo so, 6 ore forse, speriamo, meno o più, non lo so, niente, ci divertiamo, giornata stupenda, freschetto, vamos! Siamo a metà salita, eccoli qua Nicola e Stefano che vanno su come gazzelle. Come va ragazzi? Bomba, bomba. Bene, lì sta arrivando il sole, lì sotto lì le macchine, abbiamo già fatto 650 metri di dislivello. Niente, sempre bello. E qui fa anche fresco. Addio, vado, se no me li perdo. Siamo saliti un pezzo, quasi 400 metri di dislivello, e adesso risaliamo su, così facciamo un po' di quota, cerchiamo di rimanere il più possibile sopra i 2000 metri. Anche questo allenamento e le prossime gare che faremo saranno in quota. La Gran Sasso ha un bel pezzo in quota, che farà anche Nicola qui dietro, farà la corta. Quale fai? La 31, la DRS. Quanti chilometri? 31 con dislivello? 2100. 31 con 2100. E poi c'è Stefano qua davanti che sta preparando l'UTMB. Attenzione Stefano, attenzione. Attenzione. Ah, grandi obiettivi all'orizzonte, penso che a me e Stefano ci rivedrete spesso insieme a fare su e giù dalle montagne. Niente, giornata meravigliosa, quasi 2 ore. Bello, 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 bello. Andiamo. Guardate che spettacolo. E sopra è ancora più bello. Seconda vetta, seconda volta sul Sevice, eccoci. No, ho fatto 1700
metri di dislivello totali. Adesso scendo a riprendere i ragazzi e risalgo con loro. Dai, andiamo su, diamo il buon esempio da coach. Ho spinto un po' di più sull'ultimo tratto. Eccoli grandissimi. Come va, ragazzi? Dai, dai. Siamo a 1700 totali, Forza. Ultima spinta. Dai, dai. Eccoci alle macchine. Oggi c'è un casino di gente. Mai visto tutta questa gente, però è bello, fa piacere vedere persone che vivono la montagna. Ecco, basta che lasciano pulito, questa cosa più importante. Niente, ristoro macchina e prendiamo acqua, qualche altro gel e si riparte per la seconda salita. Si risale per la seconda salita, si va sempre su, dislivello, dislivello, dislivello. E niente, 3 ore, 1700 metri di dislivello fatti e inizia a fare caldo. Vamos. Ah. Ragazzi, inizia a fare veramente caldo. Questo tratto è tutto sotto il sole e è quasi mezzogiorno. Le temperature si sono alzate e siamo a 4 ore di allenamento, 2500 metri di dislivello quasi, e iniziano a farsi sentire. Questa è la parte più dura dell'allenamento. La seconda salita la senti tutta. È davvero, davvero faticoso. Però alla fine eri sempre ripagato. Ne vale sempre la pena. E Nicola ci ha abbandonato. Lui si è fermato a 2002 e non doveva fare di più da tabella. Mentre Stefano, eccolo lì, inarrestabile, una macchina da combattimento, ha una testa, ha davvero una bella testa, è proprio forte, bravo bravo, un bel esempio, un bellissimo esempio come persona e come atleta. Bene ragazzi, proseguo, levo la camera, continuo a spingere. Adesso sinceramente voglio solo arrivare in cima e riempire questa borraccia alla fontana perché ho sete. Andiamo. Acqua.
Ci siamo. Yes. 3034 metri di dislivello. Terza volta. Grande. Terza volta sul Sevice. Mamma mia, ragazzi, 3000 metri, 4 ore e 47. Fa caldo adesso. Però la cosa bella è che abbiamo quasi finito. Adesso scendiamo. Io torno da miei amori, come sempre. Tu torni dal suo amico. Dal tuo. E niente. In realtà sto beatamente a mare la spiaggia di Ostia. Da adesso però è tutta discesa per noi, anche se sono 1300 metri di discesa fino... Guardate, ragazzi, cioè le macchine nostre stanno qui sotto e sembra facile, ma non lo è, anche quella è abbastanza pesante. Però la parte più dura l'abbiamo fatta, il grosso è fatto. Ok, non prendiamo freddo. Lì c'è sempre il velino ed è uno spettacolo. Cioè, quanto è bello. Ok, non perdiamo tempo. Vamos! Finito. 5 ore 35, 3000. Oddio, che bel tempo. Oddio, stanco morto. Grande. Mamma mia, ragazzi, 26 km, 3000 metri di dislivello, buona parte in quota, abbiamo toccato i 2350 per tre volte. Oh mamma, la discesa è stata più tosta della salita. Ho iniziato ad avere dolori addominali, forse l'acqua che ho bevuto sulla fonte mi ha dato fastidio, forse era fredda, non lo so, però è stata più difficile la discesa della salita. Oddio, grazie. Grazie, Ste. Grazie a te. Oddio. Vieni qua ancora. Oddio. Sono stanco morto. Come va? Decisamente meglio di quanto mi potevo aspettare. Cioè, è finito con un lungo finale sprint dove mi hai bruciato, non ce la faceva star di dietro. Grande. Stai benissimo, sei andato proprio bene, sto bravo. Bene, sì. Grande. Ottime sensazioni. Bene, ragazzi, noi vi lasciamo. Io torno come sempre dalla mia famiglia che mi aspetta. E niente, trovate questo allenamento su Strava. Mettete mi piace per supportare il canale. Seguitemi su social, andate a correre, fate quello che vi piace, fate corse in natura, fate quello che volete. Ciao, ragazzi, buone corse a tutti. Salve!